Ciao a tutti, sono Alessio Martinelli, mi occupo di formazione e consulenza nel mondo della fibra ottica. Una delle domande che mi viene posta più spesso durante e al termine dei corsi di formazione per i nuovi tecnici fibra riguarda la composizione di un possibile kit per iniziare da subito a lavorare, avendo subito l'essenziale, un possibile starter kit, uno starter pack per il tecnico fibra ottica. In questo video vedremo cosa, a mio parere, non potrà assolutamente mancare nella valigetta, nella borsa porta attrezzi, nello zaino del Fiber Specialist. Ovviamente stiamo parlando solamente di un kit introduttivo, proprio l'ABC per il tecnico che va a eseguire la sua primissima installazione. Il primo strumento assolutamente necessario è la stripper. La stripper è una particolare pinza che ha lo scopo di rimuovere l'acrilato, il rivestimento primario presente sulle fibre quando si deve, ad esempio, eseguire una giunzione. Questa è una stripper con un foro che rimuove solo il rivestimento primario, ma io consiglio di dotarvi anche di una stripper con due o tre fori per poter rimuovere anche i rivestimenti con un diametro maggiore. Quindi la stripper è sicuramente il primo accessorio, il primo strumento fondamentale per il nostro tecnico che inizia a lavorare. Dopo la stripper credo sia di fondamentale importanza dotarsi di un buon paio di forbici per tagliare il Kevlar. Attenzione, non si tratta di forbici normali, ma appunto forbici per i filati aramidici che sono presenti all'interno di moltissimi cavi. In questi casi ne abbiamo di due tipologie, queste ci sono particolarmente affezionato perché sono le mie prime forbici, ancora le conservo con grande cura e svolgono ancora il loro lavoro in maniera eccellente. Questo qui invece è un modello un po' più diffuso sul mercato. Non sono forbici normali, ripeto, forbici per tagliare il Kevlar che invece con delle forbici tradizionali fareste molta più fatica a tagliare. In questo caso con un colpo netto potete recidere i filati in maniera precisa. Molto spesso abbiamo la necessità di sguainare dei cavi. In questo caso vi posso suggerire due attrezzi. Il primo non è nient'altro che un semplice coltello, ma attenzione, un coltello molto affilato da giuntista per sguainare appunto cavi ottici e non solo. Il secondo è un vero e proprio sguainacavi, in questo caso è un modello che mi piace molto, della serie ACS. Si può regolare il diametro del cavo in questo modo e poi è presente una lama che si può ruotare che permette di sguainare il cavo longitudinalmente e in maniera circolare per fare dei tagli molto puliti e precisi. Poi avremo modo di parlare sicuramente meglio di tutti questi strumenti e accessori anche nei prossimi video. Se il cavo su cui dobbiamo lavorare è un cavo a tubetti, può essere presente un tubetto oppure anche di più, come nella maggior parte dei cavi che troviamo lungo le nostre strade, allora sarà necessario utilizzare un'apposita apri tubetti circolare. In questo caso ve ne propongo due, sono diverse ma svolgono lo stesso lavoro in maniera piuttosto equivalente, quindi va semplicemente poi a gusto vedere quale tipologia di attrezzo preferite. Entrambi servono appunto per stubettare appunto i cavi, togliere la parte qui in termoplastica e poter accedere alle fibre contenute all'interno. Quindi apri tubetto circolare, un altro strumento assolutamente necessario se, come spesso capiterà, avete a che fare con i cavi a tubetti. Siamo finalmente arrivati alla fase della giunzione e qui ovviamente abbiamo a che fare con due strumenti fondamentali, la giuntatrice e la taglierina. Spendo due parole in più per la taglierina, mi raccomando, dotatevi di una taglierina di elevata qualità, perché la migliore giuntatrice del mondo con una taglierina che esegue dei tagli storti o fatti male, comunque non potrà mai garantire un risultato ottimale. Quindi
investite in una taglierina di ottima qualità, procuratevi anche più di una taglierina, abbiatene assolutamente cura perché dalla taglierina dipende la qualità delle vostre giunzioni. In questo caso invece ho qui una giuntatrice abbastanza economica, abbastanza entry level, ma sulle giuntatrici poi potremo parlarne sicuramente molto meglio nei prossimi video, potremo approfondire anche i vari modelli, vari marchi. Sappiate comunque che esistono giuntatrici per tutte le tasche, da molto economiche a molto costose, ovviamente con qualità, caratteristiche, prestazioni diverse, dipende sempre dal tipo di lavoro che dovete andare a fare, dalla quantità di fibre che dovete giuntare, dalla affidabilità che richiedete da queste macchine. Per eseguire una giunzione non è sufficiente avere una giuntatrice e una taglierina, ma servono una serie di altri accessori, in particolare servono i fazzolettini, in questo caso fazzolettini asciutti, si possono trovare in commercio anche già bagnati, ma io li preferisco asciutti, non abrasivi, appositi per la pulizia delle fibre prima di eseguire il taglio. Insieme ai fazzolettini è necessario avere un apposito liquido, in questo caso un liquido per pulizia delle fibre, che può essere a base di alcol, di solito alcol isopropilico, oppure può essere a base di acqua, a seconda poi dell'ambiente in cui vi trovate a lavorare, potete scegliere una tipologia di liquido o un'altra. Più che un accessorio possiamo dire che è materiale di consumo, esattamente come i fazzolettini e l'alcol. Per completare una giunzione è necessario avere qualche bustina contenente i tubetti termorestringenti. Questi particolari tubetti vengono utilizzati per proteggere il punto in cui le fibre vengono unite durante appunto il processo della fusione. Questi tubetti hanno un prezzo molto irrisorio, si comprano bustine con centinaia di tubetti alla volta, quindi fatene una grande scorta. Mi raccomando, fate caso sempre alla dimensione e al diametro che dovrete scegliere di volta in volta in base al prodotto, all'oggetto che state andando a cablare. Dopo aver eseguito le giunzioni dobbiamo provare se il nostro lavoro va bene. Ora, il primo strumento che vi faccio vedere non è uno strumento per collaudi come molti pensano, ma è semplicemente un localizzatore visivo. Il suo nome è Visual Fault Locator, è una particolare pennetta che emette una luce rossa che può essere fissa o lampeggiante, non ci dà un'indicazione della qualità del nostro lavoro, ma almeno in un primo momento ci permette di capire se abbiamo la continuità delle nostre fibre oppure se non abbiamo invertito una fibra con un'altra. Diciamo che su un circuito dall'inizio alla fine, se la nostra luce rossa percorrerà tutta la fibra, arriverà a destinazione, ancora non siamo certi di aver eseguito un buon lavoro, ma perlomeno sappiamo di essere sulla buona strada. Infine, l'ultimo strumento di cui vi parlo, anche se in realtà si tratta di una coppia di strumenti, sono il power meter e la sorgente ottica. In questo caso invece questa coppia di strumenti, in realtà si potrebbe utilizzare anche solo il power meter, ma la sorgente ottica serve per emettere un segnale che viene utilizzato come riferimento. Dicevo, in questo caso questi strumenti ci permettono di verificare almeno in parte la qualità del nostro collegamento ottico. Mi spiego meglio: con la sorgente ottica e il power meter possiamo misurare la potenza del segnale, il livello del segnale che arriva a destinazione, e misurare l'attenuazione totale di una tratta. Ovviamente non abbiamo poi tutto il dettaglio che ci può dare uno strumento più complesso come l'OTDR. Diciamo che il power meter è perlomeno il primo step per eseguire un collaudo, e in molti impianti semplici, dove ad esempio non ci sono molte giunzioni, un collaudo con il power meter può essere anche sufficiente. Tutto il materiale che vi ho fatto vedere fino adesso, a mio parere, rientra nella strumentazione base, nello starter kit che un tecnico fibra ottica deve avere per iniziare a lavorare. Ho volutamente tralasciato alcuni altri prodotti, il già citato OTDR, che è uno strumento per
eseguire misure di caratterizzazione della fibra. Ho volutamente tralasciato l'apritubetti longitudinale che viene utilizzato per eseguire gli spillamenti sui cavi multifibra e tutta una serie di altri prodotti perché dipende poi da dove vi trovate a lavorare. In alcuni casi si può avere la necessità di alcuni accessori, alcuni strumenti, in altri casi potremmo anche non averne bisogno. Ho volutamente tralasciato tutti quegli attrezzi tradizionali come cacciaviti, forbici, pinze, perché mi auguro che un buon tecnico abbia tutti questi strumenti già in dotazione normalmente. Se invece mi sono dimenticato qualcosa di molto importante, vi invito a segnalarmelo. Per questo video è tutto, io vi ringrazio dell'attenzione, sono Alessio Martinelli, il mio sito fiberspecialist.it. Alla prossima!